Ben tornati al consueto appuntamento con le ricette di primavera. Eh, stasera facciamo delle frittelle, frittelle di riso, frittelle salate, insomma quel qualche cosa che appaga sempre con eh, pochissimo, potremmo dire, eh, ingrullimento, ma soprattutto con degli ingredienti buoni. E poi cominciamo a stare all'aria aperta, ad aprire le finestre, quindi questo profumo di fritto, eh, veramente diventa solo un grande gradimento per il palato. Adesso vi faccio vedere subito i miei cuochi di stasera, che sono Cristina Cantini, delizie deliziose, Buonasera. la nostra chef super 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 di casa. Floreale. Eh, floreale, eh sì, oggi sei super floreale. Mm -hmm. Eh, che ci fai? Delle frittelline di riso con le fragole, un pochino di crema pasticcera, ha fatto un caro amico. E le frittelline verranno saltate nel burro, poco burro, e poi le vedrete. Se no, ecco. Insomma, è bene seguire tutta la trasmissione per curiosare. Bene, praticamente con Cristina noi abbiamo iniziato a friggere, che ti devo dire la zucca fritta a settembre. E <ride> proseguiamo su questa linea, belli, felici e contenti. Comunque è un fritto leggero. <ride> diciamo la verità: le frittelle di riso sono qualcosa di delizioso. Sì. E anzi, eh, dovremmo saperle apprezzare, visto che fa parte proprio dei dolci della nostra tradizione, mm -hmm. anche al di là della fatidica data che ho. Ormai è già passata e, e con, certo. onoriamo il San Giuseppe con le frittelle. E comunque il fritto fa male quando brucia. Quando In che viene, senso? Quando l'olio si brucia, allora il fritto diventa cancerogeno o se eh, l'olio sì. è troppo basso lo assorbe e quindi diventa troppo unto. Se friggete nella modo giusto. Una volta a settimana il fritto si può mangiare tranquillamente. Allora diciamo che nella nostra dieta settimanale il fritto ci può anche stare. Certamente chi tutti i giorni fa patate fritte, poi il giorno dopo bracciole fritte, poi ci mette le fritte, patata, insomma alla fine dà un sovraccarico al nostro fegato che insomma mal si accorda con le ricette della salute che cerchiamo di darvi, eh, cercando di coniugare il buon gusto nel senso di piacere di mangiare ma anche con lo stare bene e è tornato poi antonio e quindi lo sfruttiamo ben bene perché il 15 riparte per New York eccolo qua Eccoci. Antonio Rieso. che Bellissimo. piacere che bello vedete sempre ciao piacere, ciao. piacere. le cirque eh beh, insomma, ma senti, ma si frigge un po' lì da si Sirio? Frigge, Quanto si frigge, si frigge, si frigge, si frigge. Eh, si frigge anche lì, si frigge tantino, perché comunque, per esempio, mm, la cucina eh, ora è diventata abbastanza internazionale, come i grandi ristoranti di alto livello di quasi tutto il mondo però ha sempre la sua impronta francese, quindi per esempio facciamo le nostre pommes facciamo le nostre oh, pommes Soufflé. Le pommes, le pommes, pommes sono. Si potrebbe <ride> fare una tuta di pom pom pom. Eh? Pom pom pom. Pom pom pom, che ci fa mica male. Allora, le nostre pommes eh? Soufflé sono delle patate tagliate sottilissime, 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 sottilissime di forma quasi ovale, mm. nel momento in cui toccano l'olio si separano i due veli dall'uno all'altro e dentro rimangono praticamente vuote. Croccanti esternamente, sono belline perché sembrano tipo delle palline. Vabbè, nel senso, non abbiamo una patata per la <ride> stasera, ci vuole no, un attimo. Una... Sì, cioè, no, eh, vuole... no, tra l'altro, avremo l'attrezzatura, però non abbiamo una patata e no, dovremo farla riposare un attimino in congelatore che fa già... Non le vedete riposarsi. Esatto. E poi invece le altre patate... Le pomme abbiamo... eh, doffine invece sono delle patate. Eh, cuociamo le patate praticamente come per fare un purè. Quando sono passate mm -hmm. aggiungiamo dentro i nostri ingredienti per aromatizzarle, in questo caso il prezzemolo, un filo di aglio, eh, ecco. sale e pepe, poi facciamo una pasta choux, la classica pasta da bignè. Mescoliamo entrambe, la teniamo pronta in à poche e poi le cuociamo a, tipo gnocchetti. Dentro l'olio caldo e quando escono fuori le imprezzemoliamo all'esterno, quindi mm. vengono tipo croccanti esternamente e morbide dentro. Senti, già che ci siamo, finiamo la lezione di patate. Quelle patate invece fatte con il sac a poche che vanno tanto in Francia. Ah, le. E, e non le patate mm, di come eh, si chiama? Sì, le, le, le Ducesse. Ah, le Ducesse. Ecco, sì. fatte con stanno? la tasca rigata, con la punta della tasca rigata, anche qui partiamo sempre dalla base del purè, diciamo. Quindi mm. ammorbidiamo. Aggiustiamo di sapore, ci sono varie varianti. I francesi Venere fanno con le Spelette, che è questo peperoncino tipico loro, molto sottile, sottile, sì. di colore rosso vivo. E fanno la forma all'interno della placca dopo aver aggiunto, ovviamente, all'impasto anche del uova. Il rosso d'uovo dipende dai dosaggi po' di parmigiano, sale, pepe, e loro non usano proprio il parmigiano, usano un altro tipo il formaggio, dopodiché quando hanno fatto la forma spennellano e gratinano forno alto. E c'è stato un periodo in cui eravamo sempre eh, cioè, mh, abituati ad avere, soprattutto nei pranzi ufficiali, c'era rosby, faris, eccetera, con queste Patatine. patate. Allora, prima che tu Carino parta, mi sa sì. che potremmo fare un tutto patata, un perché tutto tanto patata. devo dire ah, la verità la che ci divertiamo. Ci divertiamo. Sì. Allora, un di questo l'altro fatto dalla cucina fino alla pasticceria è sì. vero perché per esempio io so nell'Italia centrale una sorta di bomboloni fatti con la patata anche la ricetta toscana esiste sì, sì. eccezionali sì. e sono buonissimi la qualità di asciugare bene l'impasto la patata quindi nel il momento, il il momento della frittura pane alle patate, il pane alle, patate. pane alle patate basta 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 non era la trasmissione <ride> giusta di stasera però facciamo così fra dieci giorni cerchiamo di rifare questa ci di dare insieme. ci organizziamo perché mi piace troppo invece oggi cosa mi hai preparato? Parato. Io oggi ho detto voglio, voglio, voglio sostenere anch'io delizie deliziose, quindi Grazie, abbiamo fatto, lei dice <ride> fa la frittellina dolce, io faccio la frittellina salata. Benissimo. E okay, facciamo una frittellina aromatizzata con eh, erbette, quindi il nostro basilico e la nostra, signore aiutatemi, ho perso il nome, Melissa. Io, Melissa e anche la menta. E un po' di menta, esatto, quindi sarà una, una, una frittellina fresca al profumo nonostante sia eh, fritta. E adagiata su un lettino di zucchini e pomodorini appena scottati un filo d'aceto balsamico e in fondo aggiungiamo un, po', un tocchettino di ricotta mmm bella fresca mm. allora io inizierei dal salato va iniziamo bene perché iniziamo dal, dal salato farlo. siamo canonici va bene e ordinati quindi, okay, quindi io inizio subito con aspetta accendere qua con accendere e preparare l'olio quindi metteremo ecco. dell'olio per friggere dove ce l'abbiamo il nostro olio per friggere? Dove abbiamo messo? Eccoci qua. Io devo mettere? Sì, Sono mettiamo l'olio per friggere. E noi partiamo intanto con il nostro impasto per eh, il risotto. Quindi, non avremo bisogno, eh, faremo soltanto. Eh, più che una frittellina, diamogli una forma differente, perché così lei farà una frittellina proprio a forma classica? No, no, no. No, ok, fantasia, perfetto, anch'io fantasia. fantasia. Quindi voglio provare tutto a dare va, 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 questo tutto quello che c'è. Uh, voglio provare a dare una forma differente tipo fare sai un mini hamburgerino di, di riso Ah da... un mini hamburgerino sì. quindi mm -hmm. una frittellina non scomposta a modo composta a modo sì. composta, composta. composta un e scomposta che non, non copio dopo allora, allora cambiamo noi. Se facciamo se due hamburgerini uno decidete dolce e uno salato questa sarà la vostra frittella no, va no, bene no, facciamo due hamburgerini uno dolce e uno salato allora intanto dimmi tutti gli ingredienti necessari così vengono inquadrati Prima che. Eh, allora, per creare le ricerca. nostre eh, frittelline, come qualsiasi frittellina, abbiamo bisogno di riso cotto. Riso cotto semplicemente in acqua con un po' di sale. Abbiamo bisogno di uova, parmigiano e farina. Sale e pepe, ovviamente, a piacere. Questo per creare le nostre, eh, le nostre frittelline o i nostri hamburgerini. Dopodiché, per fare la salsina che adagiamo sotto l'hamburgerino di, di riso, abbiamo bisogno delle erbette basilico, menta e melissa. Un po' di zucchini e pomodoro fresco. Benissimo, allora in questo caso non andiamo a farlo tutto perché non abbiamo bisogno di questa grande quantità. Allora, abbiamo il nostro riso. Ok. Che tipo di riso? Beh, allora abbiamo cotto del riso arborio eh, cotto in, in acqua regolare. Abbiamo lasciato che diventi un. un pochettino perché è quello tipico delle frittelle di riso, in modo da avere anche quella cremina dell'amido. Che ci dà la possibilità di tenere compatto bene il riso mm. e non disfarsi nel momento in cui facciamo il risotto. Aggiungiamo in questo caso un uovo solo. Allora, mentre aggiungi il tuo uovo, stai fermo un attimo perché io voglio ricordare eh, l'appuntamento con il eh, teatro al cinema. Allora, vi voglio ricordare che sono rimasti ancora alcuni posti, quindi 8 aprile la Bohème in diretta dal Metropolitan Opera di New York, appuntamento importante perché vede appunto la direzione del maestro Franco Zeffirelli. Abbiamo ancora libero per due persone, per coloro che telefoneranno al numero che, come al solito, vedete qui apparire sotto Antonio adesso: al Teatro Pietro Aretino di Arezzo, al Multisala Grotta di Sesto Fiorentino, al Terminale di Prato, alla Miata San, Abbadia San Salvatore, Odeon di Piombino, Manzoni di Pontremoli e allo Splendor di Massa Carrara. Quindi io ho bisogno di avere stasera, se è possibile, la conferma di coloro, e ce ne sono sempre tanti che rimangono fuori, quindi cercate di chiamare il prima possibile di coloro che vorranno assistere alla diretta con eh, il Metropolitan Opera di New York, eh, dove verrà rappresentata la Bohème, direzione diretta da Franco Zeffirelli. Quindi vi voglio ricordare che... La Bohème fu diretta la prima volta da Toscanini nel 1896 al Teatro Regio di Torino e poi a New York fu proprio rappresentata invece nel 1900. È forse l'opera più amata e più rappresentata al mondo. Ne vedete alcune immagini adesso. E quindi vi ricordo ancora Arezzo Pietro Aretino. Multisala Grotta Sesto Fiorentino, Terminale di Prato, Amiata Abbadia San Salvatore, Odeon di Piombino, Manzoni a Pontremoli e allo Splendor di Massa Carrara per due persone. Grazie, eccoci qua. Allora eccoci poi qua. ve lo riproporrò più tardi, poi dopo aspettiamo il nostro ospite e faremo anche il nostro quiz come al solito perché Cristina tu dai sempre la solita torta? Se la vogliono sì. Eh, certo Se che la vogliono, vogliono sì. no? Allora, ritorniamo allora, a noi, è una a noi. specie di frittella salata, noi abbiamo messo l'olio lì, esatto, abbiamo visto scaldare, gli ingredienti perfetto. insieme abbiamo a te, gli il riso. Abbiamo per ora aggiunto al riso solo l'uovo, eliminando parte della chiara perché per la quantità di riso che abbiamo sarebbe tanto. Aggiungiamo del parmigiano. Ecco. Okay. E già è molto sostanzioso, io ci faccio sì. il risotto così, pensa un po'. <ride> cioè quando all'ultimo momento voglio... Aggiungiamo... Pochino. Avere un riso più buono, no? Okay, della farina della farina e andiamo a mescolare l'impasto in modo da ottenere un composto molto denso, ecco. Quindi senti, tornando invece ai po'. gusti che cambiano, no? Mm. secondo te, eh, in, in America che cos'è che ancora desiderano al massimo e che rappresenta la cucina italiana? Tanto in questo momento stai semplicemente impastando, senti, ti dirò allora. La frase più classica proprio che la gente quando ti guarda, no, che non ti conosce, ti dice, ah, ma sei italiano? Ah si dice, ma sei italiano? Sì, sono italiano, si dice spaghetto-pomodoro. Oppure ah. sembrerà a distanza ai tanti anni in cui lo spaghetto-pomodoro in America oramai Vai, lo trovano fima. anche ovunque. Però è ma proprio no, l'icona... Per mangiarlo bene? Ecco, perché questo è il fatto... Ha fatto anche dei cucchiai apposta. Voleva arrivare anche trincia a questo. Voleva arrivare anche a questo perché comunque vada... C'è sempre questa eh, lontananza dalla... Mh, realtà eh. di quello che è lo spaghetto e pomodoro italiano si trovano bianchi con la salsa separata ma piacciono, non si trovano... piacciono a loro piacciono all'americano voglio essere netto piace quasi tutto una cosa Quindi proprio sì. un... dice lo chef va a lavorare in America è un paradiso laggiù piace tutto questo, no però dai è una battuta diciamo che in effetti eh. un po' si sono educati però, però è no? vero sì questo sì ora vedo anche quando fanno la spesa a volte mi capita perché vendo lì e vedo la gente che comunque viene a comprare al supermercato e lo Bindi. vedi che le loro, i loro carrelli sembrano quasi italiani Ortaggi freschi, pasta varilla, olio extravergine. Quindi insomma si stanno educando. Si stanno Io educa sono sempre stupita dall'enormità di questi ehm, frigoriferi americani. Nel frattempo oh, ho visto sì. che hai aggiunto. Ho aggiunto un attimino un, un, po, di un po' di farina. Un po' di farina, perché ti era sembrato un po' lento. Un po' lento, sì. Senti, se aggiungessimo la nostra ricotta dentro all'impasto, così. Io succedere? volevo lasciargli il tocco fresco sopra della ah, ricotta, vabbè. cioè sbriciolarla un attimino sopra in modo da. Dà un tocco di freschezza al nostro bel... impasto, bene, bene, bene. Ok, bene. Mi allora, che sia più o meno anche già abbastanza la nostra consistenza, c'è? Sì. No, questa ancora abbiamo bisogno un attimino. Sì. Eh, andiamo a pulire i nostri pomodori. Ora, io in questo caso non voglio, ehm, possiamo fare una cosa: o utilizzare i pomodori e creare tipo, lasciarlo cuocere un po'ettino e creare tipo una, mm, una, una base cremosa, una salsina sì. oppure. Io direi, mh, diamogli un contrasto molto croccante al, al nostro, sì, alla nostra frittella, lo... utilizzando solo il filetto e pomodoro. Eh, meno male, perché tutti ormai tolgono la buccia. Eh. No, 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 utilizziamo tutto, anche la buccia. Questa deve un fondo. po' riposare, eh? Sì, la lasciamo nel tempo che eh, l'olio scaldi. Ti serve anche un'altra padellina? No, Ci no, no. Ci anche poche, eh? Devo dire la verità. Quindi solo il nostro filetto. Solo il nostro filettino, lo faremo a Julienne, nella stessa forma gli daremo il taglio allo zucchino. Mm. Vedete com'è semplice certe volte poter fare qualcosa di, di carino, di diverso, con degli ingredienti che comunque in casa abbiamo, perché lo zucchino ormai c'è... Cioè, sì, lo zucchino arriva ormai. Il pomodoro, insomma, ancora tanto palliduccio, però piace... <ride> No, secondo me il, la maturazione del pomodoro è necessaria per avere una corretta digestione del pomodoro Perché, eh sì, in realtà, essendo acido, ma si digerisce quando non è ben maturo Infatti è vero che il pomodoro verde è tossico Eh, però ci sono tanto buone le conserve di pomodoro verde Ma sono cotte, mm. però il pomodoro verde è vero, è crudo, crudo è tossico Non è ben raccomandato no. Utilizziamo solo la parte esterna e lo zucchino quindi hai tolto l'interno? L'interno, sì. Cut. Qui un'inestina di verdura. <ride> sì, oh, eh. dai, a casa eh. non si butta via niente. Ora noi no, facciamo sicurati. un piattino che possa essere rappresentato, quindi... Ma guardate che, che, che cosa semplice okay. verrà fuori, ma vedrete quanto sarà carina. Eh? È molto carino anche lui, eh? Oh, che gentile, grazie. Eh, lui è molto carino, poi è una bella storia lui. È stato dovunque, potremmo dire, da Luca Mannori, quindi eh, di pasticceria ne sa veramente moltissimo. L'avevo poi... cominciata per eh, darmi l'idea di essere completo come come chef poi ci ho preso gusto, mi è piaciuto veramente tanto, quindi l'ho seguita poi attraverso altri grandi pasticceri Ma fuori. poi hai fatto anche i gelati, mi ricordo, sì, sì, il forno. Sì, 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 sì. E poi insomma queste esperienze. Poi memorabili americana. sono, almeno così mi dicano tutte le persone, sono tornato quest'anno e mi dicono, sai che mi è mancato di te in un anno e mezzo? Panettoni! È... panettoni. Ma, io Ma me so l'hanno che... detto in tanti, davvero, quindi ho detto deve essere, deve essere piaciuti per davvero. Sa, insomma i tuoi panettoni, l'ultimo per dire. anno che sei stato in Italia quanti panettoni hai fatto? Tanti, ma prova a dirlo. Eh? Solo panettoni furono 650 Pensate, in un ristorante. Ma tenendo anche il ristorante. Anche in no, in un ristorante, ristorante Quindi, che cioè, insomma, non era una pasticceria. Sei stato bravo, si, si vendevano così come pane. Si iniziò per scherzo, si iniziò, si, se ne fa un pochettini alla gente possa piacere. E giù a calibrare le ricette, a vedere ogni giorno sono le re, resistenze. Veramente tanti tanti. E poi la gente si innamorò Dio, di questi panettoni. E quindi non riesco a fare. Perché se ne sei andato poi? E eh. ne andato. Allora, nel frattempo, come impreziosire un banale pomodorino e uno zucchino unendo delle erbe aromatiche. Noi abbiamo fatto. esatto, perché comunque erbette, signori, oltre a fare bene poi. Veramente cambiano Bellissima i profumi, mm. veramente cambiano i profumi dei piatti, cioè ne accentuano, eh sì, sì, è la solo finita. la questione di imparare quale erbetta può essere consona a quale vegetale. Eh, per esempio, ora va tanto la maggiorana, non si sa come mai, ma è buona con il pesce e basta? Non è vero. No? La maggiorana è buonissima con quasi tutti i vegetali. Ecco, vedete. Favolosa. Quindi, ah, con i vegetali, no? io ora sì. pensavo... Anche in zuppette. Vi consiglio sempre nell'utilizzo delle zuppe, specialmente quando scaldate uh -huh. le verdure, di non dargli troppa temperatura alta, di non cuocerle troppo perché ecco. ne perdete gli aromi cioè, più la lavorate, più ne perdete gli aromi. Io addirittura il basilico è ottimo per insaporire i piatti di pesce, le paste. In fondo, no? Io in fondo lo taglio neanche il coltello per evitare di ossidare eh, la, lo spezzo viene fuori manuale. Perché il profumo. Sì. Eh? Il basilico esalta il sapore del pesce 10 volte di più di quanto lo può esaltare una manciatina di prezzemolo fresco in fondo. Pensate un po', pensate quante un cose po'. dobbiamo sapere? Nel frattempo l'olio, per chi non ci faccia male, è pronto. Bene, saliamo ora un pochettino, non ho salato troppo prima perché sappiamo che il sale che cosa fa? Il sale ci rende il... il Posso? Sì, eh, il sale è come veniva utilizzato prima del, dell'invenzione dei frigoriferi, si, si, si conservava il cibo con il sale per levare i liquidi dentro. Per disidratare. Esatto, per disidratare, ecco. quindi attenzione sempre al sale, a volte si dice meglio salare la carne quasi sempre nel momento della cottura, quando si rivolge, scalda perché il sale possa sciogliersi sopra e rimanere bene. Va bene. Però invece. lasciare la nostra carne molto eh... Allora, sai che cosa? La prima la frittellina la lasciamo dopo la pubblicità, Va. quando anche l'ospite arriverà. Pubblicità. Perfetto. Allora, eccoci, tornati alle nostre ricette. Vi voglio subito ricordare per l'ultima volta, perché poi passiamo al quiz: la possibilità di andare ad assistere alla grande opera, ma con la comodità dei nostri cinema. Quindi, esattamente al Teatro Pietro Aretino di Arezzo al Multisala Grotta di Sesto Fiorentino, al Terminale di Prato ad Abbadia San Salvatore Lamiata, l'Odeon di Piombino, il Manzoni di Pontremoli e lo Splendor di Massa Carrara. Due persone, quindi due posti vi attenderanno quando voi telefonando ci comunicherete il vostro interesse per partecipare il giorno esattamente 8 aprile in diretta con la Bohème dal Metropolitan Opera di New York con la direzione di Franco Zeffirelli. Insomma, non potete perderla, eh? avete capito? Ed ecco, continuiamo invece questa frittella che è in doppia, potremmo dire, versione. versione. La versione salata che stiamo per immergere proprio nell'olio. Esatto. Ricordiamo brevemente, scusami Antonio, quello che abbiamo fatto finora. Allora, quello che abbiamo fatto finora. Allora, per le nostre frittelle di riso siamo partiti dal nostro riso bianco con sale. sale, esatto. Abbiamo mescolato con uh, un uovo, eliminando parte della chiara perché era tanta per la quantità mm. che abbiamo fatto. Farina, sale e parmigiano. Mm. Abbiamo nel frattempo pulito e tagliato a julienne solo il filetto esterno del pomodoro, eliminando quindi i semi. Gli zucchini, ok? Quindi ora abbiamo fatto, creato il nostro hamburgerino, semplicemente buttando un po' di farina sulla, sulla base. E poi, poi ne faremo un altro, quindi, esatto, ve, lo quindi vedere, ve lo faremo vedere. Perché eh, abbiamo visto che abbiamo aggiunto... Un uovo, ma senza il tuorlo, abbiamo messo poi eh, aggiunto la farina per assestare esatto. un po' meglio, va po bene? Farina. Ecco mettiamola un'altra pochina. La nostra base. Eccoci Andiamo qua. Andiamo a friggere il nostro hamburgerino. Sì, avevamo che detto dicevo. che con il primo hamburgerino avremmo avuto il nostro ospite. Leonardo, vieni qua Leonardo Romanelli. Quanto friggi Eccoci. a casa tua Leonardo? Io poco, evidentemente, sai. Il <ride> friggere è non solo un'arte, ma è anche... Una fatica ammettiamolo perché quando si frigge in casa qual è il primo problema? Oddio l'odore. Ma io ho detto che adesso è primavera, aprite sì, le setare. Sì, quello ho fatto molto bene infatti. Però <ride> a parte l'odore è, è, è lunghina eh, cominciare a friggere, pensiamoci bene, c'è da poi le varie impanature e poi c'è chi ci mette la birra e chi ci mette l'acqua gassata ma e i cubetti guarda... di ghiaccio. Ma veramente. Ma queste no, siamo tutti... stati semplici. Just ma allora so. guarda, stasera goditi una bella doppia versione: dolce e salata Mamma senza birra, mia. non sei fatto eh, dolce fredde, niente. niente, niente di niente poi tu sarai pronto appena avrò sistemato un pochino qui la faccenda del teatro a interpretare ovviamente il subito, solito vuoi, quiz, eh, no pensano. non posso no, la regia non, non vuole puoi. che si accavallino Bene. giustamente le telefoniste se no impazziscono Bene, allora ti, non ti ho presentato Cristina perché già la conosci Vai. Antonio ma lo lui, ma conosci ma te conosci tutti allora noi facciamo una versione che non è una frittella ma è un hamburger anche se sempre di più mi sembra che tenda a diventare frittella sì. Vabbè, vale, ora gli sta dando la. Perché sono gli hamburger? E poi alla fine sono schiacciatini di solito. Sì. Cioè, quindi, eh. poi, alla fine, secondo me, è esatto, un Sì, Bene. ora per fritelline teniamo sempre qualche cosa che assumi a una forma rotonda. Che, sì, se che si parte da un, un cucchiaio, gonfietta. che si faccia sì, un renello sì, sì, che sì, si sì. parta da una sacca a poche. Quindi no, sempre qui. figurati se uso la sac a poche. Qui invece no. andiamo sul nostro, eh, sulla nostra base. Allora, abbiamo creato l'altro, come si è detto. Quindi se semplicemente ne può mettere 4-5 è proprio. Volevo caricare ora no, troppo anche perché per l'olio deve, deve prendere un attimo di, deve un po di, di temperatura. Di brio. Ah, ecco, vedete, io le avrei buttate una dietro l'altra. Cosa perché succede se buttiamo troppo? Golossa. Dobbiamo sempre considerare la dimensione di dove friggiamo qualche cosa, ok? Ma per qui questa per ragione: 4 ci stava. <ride> sì, però il problema Lo è spazio è che, eh. non significa che ci può stare. No, allora ho sbagliato sempre, non me ne vogliate a casa E vi dico, per esempio, a me mi è capitato con tanta gente che lavorava in ristoranti A me mi diceva, sai ma il cestino della friggitrice mi c'entra un sacchetto di patate fritte Che ti c'entra significa che ci può stare Perché vi spiego la ragione Nel caso della friggitrice Se io riempio il cestellino di patate Le frigo tutte subito No, non si assolutamente, ci metti molto più tempo a friggerle Quindi? Perché? Perché inserendo un alimento freddo in mm. grossa quantità all'interno di un alimento caldo sì. come l'olio, noi abbassiamo la temperatura dell'olio. Okay. Abbassando la temperatura dell'olio prolunghiamo il tempo di corsa. E quindi diventano flosce. Eh, al finale diventa croccante perché l'olio ha sempre il fuoco sotto, quindi riprenderà la sua temperatura. Okay? È come andare a correre, il corpo dopo un po' si abitua al ritmo di corsa, okay? però fino a abituarsi al ritmo di corsa, se non sei una persona anelata... Io che il vabbè ora da qui in avanti eh. mi vedrò come una patata fritta inserita in un cestino va bene ora... mi domando i produttori di cestino ma perché non fanno dei cestini più piccoli <ride> ma quello dipenderà giustamente ci sono i frigidici no da uno eh. da due cioè, eh, nel esatto. senso lo puoi fare da tante questa quantità. mi ricorda le crocchette di patate senti oh. Leonardo tu sei precettato la prossima settimana no sì. fra dieci giorni sì. noi facciamo la giornata della patata N nel senso che noi faremo e io essendo un esperto di patata Evidentemente Ma non potevo mancare. In effetti, mancare. scusa, insegna anche e infatti, lì al buon talenti. No? È e quello che allora. ho sempre detto, infatti. Quindi abbiamo deciso di fare... La, mi è venuta in mente la crocchetta di patata. Poi Bene. faremo le patate soufflé, le patate donfin le no, do, Le donfine Dauphin. sono un Dauphine po' Dauphine. più difficili con la, di la pasta me la porterà una la farà lui a casa. Poi le patate con le giuccette, queste, queste che voglio io. Che Poi no patata fritta normale. No, no quella è tocchetto no. d'una una volta, ah, un una volta. Ma, con tutti gli aromi Ma la vecchia patata faceva la mamma schiacciando la forchetta e facciamoci pure quella. Eh? Sì, Però scusami, visto l'argomento, ma gnocchi? A questo punto, ma festa, ma, um, scusami, mi sembra minimo no, che sono Va il prodotto bello. del sole Non ha torto ecco. Vedete io per, per similitudine ed assonanza appunto di forma Ho parlato di eh, frittella di patata perché in effetti le crocchette di patate ricordano un po' Queste, queste qui di riso va bene? bene adesso se ne può fare altre due o no Insomma, facciamo altre due non altre e non si frigge mica con l'acqua come Ma si dice di si solito adesso no? sì. oh, intanto fatemi sentire. sentire come va con il teatro va bene, eh? bene. come va con il teatro allora, allora a questo punto col teatro va bene e quindi io posso dare spazio a Leonardo Romanelli bene. però diciamo che cosa vinceremo? Una torta da compleanno. Una eh torta così. da compleanno? Una cucina Pasqua, una torta di Pasqua. Bella. Una torta di Pasqua, va bene. Poi siamo in, in questo periodo, da, da compleanno ce n'è tanti sempre. Sì. Eh? Ma figurati, battesimi, cose, insomma, c'è cioè di tutto e di più. A chi indovinerà che cosa? Allora, eh, il film. Il film ecco. sono tre lettere. Mm. La prima. La seconda. La terza. questo è difficile. È, è difficile. difficile. Scusa un attimo. Allora, la prima era così. Sì. Così. Ah, così, uno. Così. Mm. La seconda è? mica è è Un gestaccio, no? No, no, è nessun gestaccio. La seconda un è? Un cavallo. Un cavallo. La terza sciatore. è? un Mozzo mozzato no, stiamo mozzato. a stiamo No, stiamo no, no stiamo di troppe io. cose. Eh. Va bene, mozzato, mozzicato eh. sarà qualcosa. Allora. alla fine no. indovina lei. Poi, voglio dire, un Dai. mimo non è che dice, capito? Queste non sono mica mani. Cioè, allora, non parliamo di mozzato, l'arto. Eh. No, allora, vai. Poi vediamo, poi ecco. Non sarà però... mica l'evo vincere il biglietto. Ma biglietti. alla fine è la torta, insomma, eh, giustamente. Ho no, no, un animo eh. infantile, per cui appena c'è un giochino io vorrei giocare. Eh. Allora, guardate subito allora, le Ricordiamo che saliamo sempre da quando, quando Sono leviamo. Sono comunque da... un pochino gonfiate. Sì, Senti. chiaro, nel momento in cui noi lavoriamo dell'uovo e mischiamo un ingrediente senza fare lunghe, lunghe procedure di preparazione, di eh, amalgamamento. Mm. Ricordiamo che l'uovo nel momento in cui tocca l'alta temperatura tende a gonfiare. Meno male, l'uovo gonfia, va bene. Senti, queste qui devono essere cotte, vedete, beh, sui 5 minuti, girandole sì, da parte esatto, a parte. Esatto, girandole da parte a parte. Ricordiamo che al massimo cerchiamo di girare una volta, massimo due, non troppe volte perché più volte rigiriamo più più assorbano l'olio allora, ok? Lo quasi facciamo. tutta la frittura e nel momento in cui le nostre frittelle sono pronte le facciamo asciugare, le saliamo okay. e le mangiamo? no, prepariamo il piattino ah, già, è Dobbiamo vero. allora io tenderie. vorrei invece ricordarvi una cosa abbastanza simile che è il risotto al salto che è un classico della Milano bene dopo l'opera e che viene fatto con il risotto allo zafferano ora non viene fritto così in tanto no, olio no. assolutamente no però noi, se avessimo avanzato un pochino di risotto allo zafferano, ma anche se avessimo risotto coi piselli, ma anche qualsiasi, qualsiasi tipo sì, sì, di risotto, posso. noi possiamo veramente eh, usufruire dell'indicazione che ci ha dato Antonio e creare delle frettelline degli avanzi di risotto. Ma guarda, questo del Ma risotto al salto è un ]issima. ottimo eh, recupero sì. perché giustamente la tradizione è quella risotto del risotto alla compra. Però tutto quello che riguarda un risotto avanzato, che obiettivamente diventa difficile da poter recuperare. O ci dobbiamo fare degli arancini, quindi passandoli all'interno dell'uovo del pangrattato. Però Nella non cottura assata abbiamo, abbiamo bisogno di infatti, una padella uh, piccola, cioè a porzione si potrebbe mm. dire, dove noi ci mettiamo un olio che deve essere molto caldo. Si deve formare una crosta sul riso, tant'è che qualche volta qualcuno ci mette anche un pochino di farina per essere più tranquillo, quindi nel salto, siamo così perché poi viene saltato quasi fosse una frittata, e quindi ci si presenta con un riso che diventa di nuovo caldo, però croccante nella parte esterna, insomma comincia a essere parte veramente interna. buono E morbida da Insomma parte è parte una sorta di frittata, che vi posso dire, è sì. l'equivalente degli spaghetti di mezzanotte agli olio su, sono dati con di sotto esatto. al salto. Sì, loro quindi... erano soliti farli nel momento in cui avanzava il risotto alla milanese. Esatto, ma poi la sera stessa proprio... gli davano la forma già frittatina sì, sì. perché deve venire fuori di frigo ben compatto in modo eh, che eh, esatto. tu abbia la possibilità di In questo di... modo riesci a non doverci mettere la farina e lo puoi fare direttamente, esatto. a quel punto si è già compattato Penso con la parte dell'amido presente. Sì. Sì. Abbiamo, un abbiamo il contenitore, ricordiamo. Esatto. Ecco qua, facciamo anche vedere dopo il contenitore perché noi siamo molto molto precisi e quindi esatto, ve lo voglio far vedere spenta. guardate Brava. ricordiamoci che questo olio esausti Eccolo. quindi vuol dire che l'olio non va buttato no assolutamente dentro le tubature quindi esatto. quando si butta nel, no, la, nel no, lavandino no, 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 no. non si butta nel sacchetto della nettezza c'è cioè questo contenitore apposta dove abbiamo anche i centri di raccolta dove possiamo esatto andare noi con Air facciamo sempre questa forma appunto di eh, promozione e adesso lo rimetto lì ma quanto siamo bravi, no? Ma, ma ragazzi, abbiamo tutto allora, differenziato, cosa facciamo noi ora. Non lo so perché io a questo buco aver anche mangiato. Ma, ma un no. filo, non un filo d'olio. Intanto l'avevo finito Esatto, cui... lo lasciamo un attimino scaldare la padella, ricordiamo. Abbiamo è già calda. ricordiamo le nostre ecco. eh, buttiamo elbe. in primis gli zucchini. Signori zucchini, oltre a potersi mangiare questi bellini, non quelli verdi grossi grossi che sembrano proprio questi qui, esatto, sì, le più chiari, come si dice, nostrani, ma in realtà li trovate a tutte le parti d'Italia, esatto. però è un nostro modo di si, dire si dire. possa mangiare anche semi crudi. Sì, è verissimo. Belli croccanti Belli così. Non mettere quello che... una zucchina bollita la tristezza, uno torna a casa la sera si roba una zucchina Ma anche il colore satta, è solo, esatto. accusa, Io pagherei, mamma, vorrei ma per favore una zucchina bollita a casa Bambine, ma, una zucchina bollita! No, bambine, bollita. cioè, voglio dire, ma uno torna a casa. Se c'è anche qualche wow. idea incredibile con la zucchina bollita, il finocchio bollito, il sedano bollito, gli fate passare qualunque fantasia, no? Vedete lo, vedete, lo zucchino, poi il pomodoro bello vivo come colore, beh, tutta un'altra allegria, eh! Senza essere pesante, fra l'altro. Comunque tornando no, invece indietro, ecco. a un bel piatto di verdure bollite nel modo giusto, con gli stessi colori perché le carote possono supplire al colore dato dal al vapore, tuo pomodoro. Al vapore, al vapore, Quindi cotte appena bollite o messe appena al vapore, sì. tagliate tutte a dischettini per bene con del limone, dell'olio giusto, del sale, un pochino di pepe, ma vuoi ma, mettere... Ma insomma, guarda. quale allegria? Come Aggiungiamo le ora le erbe e spengiamo il fuoco. Eh. E siamo noi per dare eh. allegria. Allora, ho aggiunto un altro... Noi scherziamo sempre con Leonardo, però in effetti il piatto lo seguiamo lo stesso e scherziamo nei momenti che potremmo definire morti voi eh, vedete che questo, queste verdure sono state preparate direi quasi all'orientale da come le preparate esatto. hai preparate bene esatto, tipo la cottura sì. nel wok dei, esatto. dei nostri coreani cinesi Bravo. È, è perfetto, loro hanno un prima, ottimo utilizzo del, sì. delle verdure per esempio sotto questo aspetto a me piacciono tanto ed è per questa ragione anche che è una cucina eh, che tanti non considerano di altissimo livello che sta prendendo campo e che nei prossimi anni sarà di grandissimo livello la cucina perua, peruana sì. è una cucina per... che sta unendo un'arte classica che è quella ispanica. perché loro sono tradizionalisti spagnoli eh, e ma la poi loro poi cucina anche la materia prima, è insomma. è quella spagnola, eh. mischiata con questa fusion però non sarà una fusion temporanea o di moda sarà no. una, una, nuova, una nuova visione della cucina Davvero? con l'Oriente che hanno preso in meglio dell'Oriente. Hanno preso, preso in meglio dell della Spagna l'utilizzo di verdure scottate al momento. Ad esempio anche l'utilizzo del pesce crudo, ma che loro fanno il Sevice. ma ricordiamoci esatto. che comunque una delle ah, più grandi no. comunità ceviche. giapponese è proprio in Perù. ricordatelo quando c'è stato per molti anni un presidente che era Fujimori, era che era una esponente della comunità giapponese fortissima che c'è proprio lì in Perù. Comunque con il Perù abbiamo dei piatti molto molto simili che non sono solo questi, ma sono anche certi tipi di fritture, certi tipi di fagioli, di minestra, di, potremmo dire stracotti nel pollo, nel manzo. Esatto. Quindi Quello veramente sì. possiamo dirci filo perugliano. <ride> va bene? Allora, allora qui allora. siamo allora. alla composizione. Siamo alla composizione, alterniamo in differenti eh, livelli le nostre zucchine, i nostri pomodorini con le erbette. Quindi vedete queste erbine e questi eh, profumi della, dati dalla melissa e dal basilico fresco sono stati un niente niente che ci ha permesso di insaporire un piatto che è assolutamente dietetico Però, perché di la, olio la verità, non c'è cioè, niente. Annusa l'erbette, mischiata mm. mm. gli zucchini freschi. Cristina, senti allora ci vuole, Guarda. via. Mm. A questo punto la frittella che fine ecco. ha fatto? Sì, sì, questo, questo è. punto noi mettiamo la, la, la frittellina. Oh, volevo sapere dov'era. Eccola lì, oh. semplice semplice. Io guarda, lei ha portato una scelta passata. Ma io invece Sono non messo ce messo. lo metterei. Un, come un, due goccioline intorno. Guarda guarda Bellini, guarda, non e ti dico più che due goccioline. Aceto, sì, una glassa più che una mi sa. Sì, una glassa. Sì, sì, quella capito, non ti dico più che due goccioline, guarda. Tanto per dargli quel pizzico di acidità, perché qui non ho messo niente. Comunque, esatto. potete lavorare sì. anche sul Ecco, e poi l'erbetta. L'erbetta fresca sul fondo, esatto, sempre. Però si è detto che noi aggiungevamo un fondo, un tocco di freschezza. Allora, quindi? te hai portato la nostra ricottina. Io non ti dico di dargliene tantissima. E, cioè, eh, eh, anche, 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 niente, dice. anche niente? Anche niente. Allora, guarda, Ma... prendo un cortellino, visto ce l'hai. Guarda, non ti dico tanta, però a noi Questi elementi, da... ricordiamoci, la ricotta vi dà freschezza. Poi un siamo in primavera, acidità. utilizziamo ingredienti freschi, va bene? E la nostra frittellina è diventata... Meravigliosa Allora, prima di eh, passare la videata degli ingredienti Per ricordare come si fanno queste frittelle di riso Che potremmo definire veramente un piatto di recupero Con allegria Ecco subito la telefonata Pronto? 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 Buonasera, il suo nome? Livia Livia, Livia da dove chiama? Da Calenzano Senta Livia, lei oh, queste bello. frittelle le farà o le ha già fatte? Eh, io ho fatto delle dolci, Ehi, Ma... giustamente a marzo si fanno quelle per San Giuseppe. <ride> Ma adesso farà quelle salate? Va bene, senz'altro. Eh? Senz Tanto senz guardi, ci vuole così poco veramente eh, sì. a farle. Ho allora, visto: vediamo un po' come ha interpretato il nostro eh, Leonardo. Proviamo Lei a dire dovrebbe il dire il titolo, Puria Puria. Furia, no. Ma che intenzione fa? Ma furia. Eh. Lei voleva dire furia cavallo dell'Oest? Sì, sì. Fai sì. furia cavallo dell'Oest? No, no, no. No, no, no. Fai, non la, almeno, no, no, fai non vedere viene. la Furia cavallo dell'Oest. Fa uo, uh, uo, uh. sì, eh. Devo essere un attimo la proprio così se la risposta non Beh, posso, insomma, mh, insomma mh, va così. bene. Niente signora, non le resta che continuare a seguirci sempre va con affetto. Bene, va bene, va bene. Grazie. grazie, grazie, arrivederci. Allora, Antonio, per favore, mi puoi dire come abbiamo realizzato queste frittelline salate? Perfetto. Allora, ripeto che per, il nostro, per le nostre frittelle abbiamo bisogno del, del riso bianco, arborio, cotto in acqua e sale, lasciato scuocere un attimino perché rimanga fu che venga fuori l'amido e rimanga compatto. Abbiamo bisogno di farina, uovo e parmigiano per legare il nostro impasto. Dopodiché lo friggiamo a forma di hamburger e lo rimettiamo sopra. Per le salsine, sotto abbiamo bisogno di pomodorini. Usiamo solo la parte del filetto, eliminando la parte interna, e zucchini. Tagliato tutto, julienne, scottato semplicemente con un filo d'olio. Sale, erbette, melissa e, e, e basilico fresco. Impiattiamo, mettiamo la frittellina sopra, un po' di ricotta fresca e due goccioline di crema e balsamico. Sentiste, questa frittellina è buonissima, vero Leonardo? L'abbiamo assaggiata. Sì. Eh, Ti ha dato mettere. il giusto sprint per rifare il fritto. Vai, 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 lo rifaccio e questo lo rendo simpico. ancora più facile. Oh, Dai, lo rendo vai, ancora vai. più Fì, facile. Sì, sì, sì. Allora, tre parole. La Fì. prima è una. La seconda. Che è anche la terza? Ma, ma, tieni, è meglio che tu mangi questo <ride> perché <ride> Devo meglio, si deve riprendere <ride> pubblicità, meglio. Allora, esaurita la frittellina salata, eh, siamo qui. Nel tentare di individuare il quiz. Presentato da Leonardo per poter dare questa bella torta di compleanno, mm -hmm. ma nel frattempo noi facciamo la versione dolce, dolce perché vai. si frigge sempre di più. Vai. vai. Allora, adesso allora, che, come si fa? Si Esaurita si è la bene. frittellina di San Giuseppe o questa ha qualcosa a che vedere con quello? No, no, niente, no. solo il riso e basta. Bene. bene, bene, bene. Allora, il riso, a differenza della frittellina di San Giuseppe, mm. è cotto solo in acqua e sale ed è proprio disfarsi. riso avanzato. Dovevo riso a disfarsi. Praticamente lo lasciate nell'acqua. Diventa così. Bene, assolutamente. No, male. Eh. Ci aggiungiamo anche noi un po' di uovo, naturalmente. Allora. Perché? Ehm, aspetta, posso usare. Vai, quello che vuoi ti diamo. senti, ma perché noi invece di usare un uovo intero mettiamo un po' d'uovo? Perché il riso non è abbastanza Vabbè, per questo reggere caso un uovo. è solo quantità, insomma. Sì, in questo caso è solo la quantità. Io metto solo il. Perché l'albume, scusami, aggrega e qui già il, il riso, è il già, riso già tende ad, insomma, sì. ad aggregarsi. Sì, no? però ricorda che il discorso è nel turno hai una parte grassa che dà sapore, e che anche questa lega. Chiaro che quando volete fare qualcosa un po' meno grassa ci mettete solo l'albume, per esempio in uno sformato, e ottenete lo stesso la capacità bene, insomma. Perfetto. Ok, me mescoliamo l'uovo. Sì. Cosa abbastanza banale, bene, possibilmente quindi... senza buttarlo di sotto, sì. ma è uguale. Però vabbè, questo diciamo. <ride> Allora, quindi diciamo che questo è semplicemente un. Hai detto acqua e sale? O acqua, acqua e sale. Acqua e sale, quindi è proprio semplicissimo. Sì, abbiamo sì, questa prima sì perché poi aggiungiamo un pochino appena di zucchero. Ecco, però utilizzi zucchero di canna. Zucchero di canna. Certo, perché noi in questa un serie di, di nutrizionisti che ecco. abbiamo avuto ci hanno tutti detto di usare lo zucchero di canna. Eh, a questo Invece punto... sulla vaniglia, tu che cosa hai fatto esattamente? Perché io combatto fatto... la vaniglina, quindi vaniglina Bravo. no. no. Assolutamente Lei ha aperto un, un I baccelli, 5 o 6 baccelli e Prendo poi... il nero, lo faccio seccare, asciugare E poi lo faccio, lo uso così eh, Perché poi... tutte le volte aprire il baccellino Tirarlo fuori a volte è un po' noioso eh, Insomma cioè, in Comunque se andate a Parigi La trovate anche già tritata Esatto Pulto che di vaniglia bourbon Che dire Quindi, Un tipo di ecco. polvere di vaniglia Che vi dà la possibilità A proprio... che gentilmente Me la porta ecco. sempre Bello. E Poi, quando non c'è C'è un piccolo mangi. segreto Qual è? Sentiamo il segreto Che si può utilizzare Si può fare lo stesso lavoro con l'interno Ma all'esterno è detto da buttarlo no, via non si può eh può no. No. Potete tranquillamente seccarlo Ok, Quando è secco Prendete un... Frullino macinino, caffè. e lo potete mischiare direttamente lo zucchero di canna ah, già, e frullarlo. Sì. Sì. E cosa succede? Bene, lo zucchero di canna, aromatizzata alla vaniglia. Ah, beh, a questo ah, punto, quando io dico lo zucchero, levate entrambe le dosaggi nella ricetta, quindi sia lo zucchero che la vaniglia, e mettete il peso. Quindi, io, ah, io tengo... posso fare anche un tè, invece che con le essenze o cose varie, metto l'acqua. Con questo del tè verde eh, Che esatto. magari siccome uh -huh. il tè verde non è tanto buono Io ci metto questo e diventa buonissimo Allora io li tengo sopra il forno a seccare i baccellini Esatto Sì ma quanti ne hai? Eh, eh, ma sai io ne uso tante eh. eh, E quindi eh, il baccello a quel punto lo metto dentro Senti Scusami, dimmi eh, un po' preso... Come Vai. si fa a capire la giusta consistenza, morbidezza eccetera eccetera Di questo composto di riso? Deve rimanere ritto <ride> <ride> e questo mi sembra uno degli aspetti cioè, fondamentali. Deve rimanere dritto cioè, il cucchiaio è o il riso? Il mi il riso. Vedi rimane su ah, ah, ah. Allora eh, ti spiego quel... se... Spieghiamo che stiamo parlando di cucina Perché chi ci ha sì, sì. aperto ora no, no, si sente non... parlare di macelli sempre... E parlare di questi aspetti Noi stiamo parlando di cucina eh. di La cucina manierà, è ah. Ecco. Ah, la cucina è vero che è sensuale Sessuale è... ma Esatto insomma. se io ti dico di metterci 100 grammi di farina su eh. 100 grammi di, di, eh, di riso Non ti do una dose giusta Perché ah. il riso può essere eh, A sfera Acqua, ah, almeno. ecco, lo devi avere... sempre valutare. Esatto. diciamo, eh, Questo è importantissimo Quindi al momento eh. devi avere come finale un impasto così, perfetto. Allora, allora deve star il lì. Hai messo il burro, però ho messo il burro e perché finalmente su dolce mi sembrava più giusto. Ah, senti, ma questa è bellina. Cioè nel senso no, perché no, Come bellina, anche ai tempi del Ponturmo c'erano le burraie. Sì, ma le frittelle con il burro non è che le ho viste così spesso, quindi mi piace questa idea di nominare. Sì, no, scusami. sono frittelle a si diceva prima perché vengano fritte. Sì, ma non proprio con la pallina. Però io vorrei classica. ricordare che prima noi abbiamo detto che il riso al salto l'ha fatto con l'olio. No, no, è fatto con il burro. chiarificato ricordatevelo esatto. sempre. Grazie. Quindi eh, direi che la, la L'unione del burro con il riso avanzato nella frittellina trova l'apoteosi nel riso al salto. Esatto. E noi tante apoteosi piccoline. <ride> ecco, allora, quindi allora, noi vai... Te la così, non fai pum 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 nulla? Lo faccio qui. Va ecco, beh. vedi? Antonio, ah, che lui ha ah, no, no, lui lui fatto assistenza. prima, l'ha messo dopo, vai. Lui l'ha ecco fatta più croccanti. Vieni, qui e bisogna quindi... stare attenti perché se il burro diventa un Va bene, non è canceroso Va bene, no? non è cancerone. La cosa non diventa uh, nero. Eh? Attenzione, perché il burro nero. No, è qualcosa che diventa un po' eccessivo. Quindi il sì. nuaset vuol dire ancora. Non si sono formate le sostanze che poi sono invieribili, quindi noisette è ancora possibile di più, no? Come si okay. fa a individuare un burro noisette? Semplicemente oh. quando inizia a colorare, cioè inizia a virare il colore, è già arrivato alla temperatura. Noisette, uh, perché Anche perché, perché diventa nocciola, nero. in poche parole, eh, è nocciola, non nero. Va bene, io mi bene. sono messa okay. direttamente qui. Ah, ma pronta Perfetto. pronta per le. Pronta. Per <ride> le... Allora. allora, visto che ho l'aiuto, io comincio a preparare la salsicina. Oh, brava, line. ecco, brava, meno male. Allora. che... Premiamo il limone. Pensa, è il suo chef delle cerche di New York che regge la padella. Ma che c'è di male? <ride> è troppo carina questa cosa, molto. Si ricomincia Allora, sempre. noi si ricomincia, anzi non si dimentica non mai, si dimentica è vero Antonio? Mai. Anzi è eh? importante. Eh? È sì. importante. Ma è vero perché se deve insegnare deve sapere, quindi è bene che lui... Poi ti dirò di sì, guarda, mi è capitato. Eh. Eh, C'è stato uno spettacolo, una, una, una trattere, eh, giornali, sì, giornali, conduttrice di un programma sì. di uscina, sai, Pellini, Biondi, Ritti, mi oh, ricordo ma Manomi, famosissima, ah, e fa Quella famosissima, tante scienze. sì. È venuta lì perché c'era a decidere il nuovo chef del ristorante di Abu Dhabi De, de, de Macioni, Quindi, lo chef che era venuto, che era le, il vecchio chef della Casa di Campo in uh, Ai Caraibi. Ai Caraibi, è venuto lì e non gli avevano pulito perché laggiù in America ci sa, nella bassa cucina dove ci puliscono i pesci, ci sporzionano esatto. la carne, ci puliscono i vegetali foglia per foglia. Il pesce gli è arrivato intero, si è trovato nel panico. Ma ah, perché non sapeva pulirlo? Non sapeva pulirlo, eh, troppo questo... abituato no. al fatto che De glielo pulivano sempre. E chi l'ha pulito? La conduttrice? L'ha pulito lui. Ah, pensavo ah, alla fine ci ha messo 45 minuti e ne ha distrutto mezzo. Ah. È stato un delirio proprio, vedete, quindi quanto è importante ripartire dai fondamentali, esatto fondamentali ripartire dai fondamentali sì. anzi, non altrimenti... solo mantenerle, ma a quanto pare questo l'aveva proprio saltata, eh sì, in saltata invece noi, okay. vedi bene le ripercorriamo tutte, tutte. Allora. allora, noi abbiamo allora. fatto abbiamo preso del riso avanzato quindi anche il riso salato nonostante si faccia una ricetta dolce abbiamo detto che il riso può essere quello che voi avete certamente non il parboiler, se no avete delle frittelle non dure non come mai, le piglie ma abbiamo messo un uovo, quindi dobbiamo stare attenti a miscelare in modo tale che rimanga un composto morbido ma ritto. Uh -huh. E eh, abbiamo aggiunto un pochino di vaniglia, dello zucchero eh, nero di canna, Banzana. e a quel punto abbiamo messo a cuocere nella padella un bel toccone di burro che servirà. Per dare, eh, cioè la, la, la materia grassa per, allora, su cui friggere. Pensiamo subito questo aspetto. Può, siccome può capitare anche in casa, e qui vediamo che, grazie all'abilità degli chef, questo è un e problema fuma. che si può veramente superare. La allora, sfuma. quello che stava dicendo prima Antonio, che cosa è capitato? Che qui siamo, dobbiamo correre, abbiamo dovuto mettere tutti e quattro gli elementi insieme abbiamo assistito a un abbassamento della temperatura e vedete come sta di nuovo spumeggiando il burro? Mm. ecco esattamente quello che stava spiegando lui prima quindi esatto. dobbiamo aspettare per riprendere via via e ora infatti sta riprendendo la temperatura necessaria in questo caso è indispensabile non toccare assolutamente le frittelle altrimenti rovinate tutto quindi lasciate, abbiate fede, piano esatto. piano si riprende il colore, si solidifica e solo dopo si andrà a girare posso fare una domanda? allora nel tu? caso le polpette, perché io metto le polpette tutte insieme e ecco. mi si Crea questa stessa esatto, problema. Brava. Allora io devo mettere una apripista. La polpetta apripista. Va bene. Gradua, quella, in graduazione, in graduazione. Ne mettiamo tre, facciamo riprendere la temperatura, ah, ah, poi sì. andiamo a cinque, facciamo riprendere la temperatura andiamo poi, a. Tra la temperatura ti rimane costante? A questo perfetto, in quel perfetto. modo lì, quando si è finito, si riparte: levando le prime due, poi si ritorna levando le altre due, <coughs> e via, discendo. Ok, allora, allora abbiamo parlato del succo carne. di limone che ha preparato che ho per sciolto. le fragole forse. Sì. No, per fare la salsa al limone. Ah, questi la salsa sono... al limone. Esatto. O per un limone questi sono 50 grammi di zucchero semolato in questo caso. Mm. Ah. Va vabbè. bene. Però abbiamo anche della bella crema pasticcera. Sì, sì, noi, poi eh. usiamo anche quella. Allora, male. quindi questo Lo si giriamo... mescola inizialmente a crudo? A crudo. Sempre a freddo a crudo, diciamo freddo. Sì. Qui Lo alziamo facciamo, Leggermente No no mi serve bassino A bassino Sì Questa Lo cremina faccio, al limone Ora la mia mamma mi ha fatto per l'appunto Bene ci metto, metto io tra l'altro ah, ecco, ecco, ma, ah, ma oggi c'è un comit d'eccezione eh. mica Si parla di Eh appena comincia leggermente a stiepidire aggiungiamo un uovo ok anche l'uovo sì? sì certo per ah, fare la crema al limone eh, eh, però, eh, però cioè, tutte cosine che uno si dà per scontato ma non lo sono eh. assolutamente Guardate no bello, Senti, anche per altri scusate, scusate se abbiamo due limone. chef scontati no. no assolutamente ah, prezzo okay. pieno per loro assolutamente <ride> <ride> eh, niente di <ride> scontato allora io giro con le cose scontate no scontate fossimo così bravi come si vuol dire però vedete ecco le sta girando sono ancora Morbide, però ecco con una certa uh, abilità, perché eh. si riesce a capire quando è il momento e se è il momento. Guarda, siamo okay. giusti, giusti, giusti. Però, mh, queste volevo solo farvi notare, sono più morbide sì. rispetto alle sue, anche perché io non ho messo la farina. Esattamente, ah, eh, eh, ma sense. perché eh, queste fuori, sono diciamo, dolci? ho messo fuori, solamente sì, dentro ricordate sì. che l'avete vista mentre la metteva, però eh, non l'ho rimessa fuori. Esatto, verranno un cappellino meno croccanti. Le, le miei, sue potremmo definirle uno street food va bene dal lunch box. No? o cose del genere allora, allora la crema un inglese, se no chi la ferma più la Maria Ma che... bisogna... allora stavo pensando la crema al limone invece quella crema con cui molte volte ricopiamo le crostate di... per fare la... con la crema io al limone io un po' eh. è diversa e allora e è questa somiglia crema... più a un lemon card ah un lemon card e che cos'è? è una è... specie di come posso dire marmellata di limone conserva di limone ah. giulebba no. di limone giulebba no. di limone a zucchero succo di limone. già di Bene. Bene, allora Bene. ti vado con l'uovo, continui a girare te? Uovo in sì, Ecco, vedete non velocissimo, mi sta facendo almeno l'uovo non si deve cuocere, vediamo se ce la fa a spaccare il se no qui. Ma non ecco, si può spaccare Ecco, ecco, la ce ecco vai. Vai. Ma bisognava non si poteva spaccare a frittata? No, eh ma ma c'è solo il turno, eh, ricordatelo, non c'è l'albume, quindi... No. Ah, dicevi di lavorarlo no, prima. Un pochino c'era, di albume. Poco, poco però. Eh, insomma. ma io l'ho visto, eh, se eh? tu... che non l'hai visto. No, eh, l'ho visto che in realtà l'aveva tolto, ecco, ovvia. Ora si lascia leggermente addensare. Senza farina, senza niente. Senza farina, se come si fa con la cannellese? E l'uovo quando si coagula, ricordiamo. Sì. Però ricordatevi eh, sì, di stare lì, altrimenti fate la stracciatella al limone, che sarebbe una nuova ricetta. Mm, mm, e quindi non, non è il caso. Comunque se vi succede con gli amici, voi dite che avete fatto la stracciatella al limone. Ma è chiaro, a questo ma, punto ma... no? mi Senti, sembra... Senti, scusatemi. l'improvvisazione improvvisazione italiano. Eh. <ride> Le nostre frittelle, tanto per tornare eh. dove il cuore batte, eh. no? Devono, possono essere girate per poter, io ti giro questo. di qui, io giro dopo. Vai, Cosa? Vai. io giro questa. La palettina, permetti la paletta. E adesso sono compatte, vai. quindi si girano molto adesso bene. Adesso compatte, eh, guarda lì, senta, eh, ce cioè, Io no. No, no, ecco, ecco questo è eh, ecco, ce l'ha fatta. Eh, questa è la prima e due. e due, vedete, hanno cominciato a prendere più colore. E tre, tre. e anche più consistenza, è chiaro. E quattro, e quattro. Vale. senti ma non è che in camerino troppo burro? A Vabbè. differenza dell'olio, se importa. ti ritrovi un po' di burro in bocca, non è antipatico. No, no. L'olio ti dà la sensazione dell'unto, il burro ti dà... La cremosità, la sensazione quindi che anzi, sicuramente una tendenza tartile, dolce. È tattile diverso. Mm, va bene. Senti. Mm, non allora. ho mai avuto tanti aiuti così brevissimi. Ma no, no, guarda. Si, sono, si viene tutta data una no, mano. Tutte con me. <ride> Queste le potremo... A questo punto noi abbiamo... Il lemon, come abbiamo definito, una sorta di lemon card lemon da quella card. parte, queste stanno cuocendo come dobbiamo completare? Alle fragole con le fragole, con con le fragole la, 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 e un questa. pochino di crema inglese che gentilmente ci ha offerto il Signore: ah, Sì, ecco perché quindi. ha detto non Antonio, sono abbastanza dolci, lì gliela porto, esatto. vero Antonio. Eh? Anche perché? Senti, il dolce preferito a, a casa Maccioni eh detto che tu frequenti molto. Eh. Ma sava Sandia, eh. ma, no, ma tu che ne sai? Scusami. A lei eh. Lo so. No, ma loro l'hanno in schizzi, L'hanno inventata No, proprio loro a casa. Loro, loro, loro a casa. A casa. Eh, eh. Allora, io non ho ancora fatto Ecco, ho fatto una scena a casa con loro. Quindi dove si non può dire. vuoi dire? Però ti mm. dico, ma gli avranno hanno portato la creme brulee a eh. giro per il mondo. Eh. Ecco, Sarà la la creme brulee. Ma tu me l'hai fatta l'altro giorno poi la creme brulee, no? Eh. La creme sì, brulee? Mi ricordo, senti, ma questa qui quanto ci vuole? Oh, no, non credo tanto, vedi? Sta prendendo già. Sì, sì, deve sì. essere. morbido, tipo la candela. Ma soprattutto sta prendendo consistenza, poi il fumo ci dà. La, la, il vapore ci dà l'idea già che il. Quindi si noi sta ci facciamo un piattino meraviglioso, va bene? Uh -huh. Io taglio queste, perché penso che bisognerà. Tieni, guarda, se tu le vuoi. Sì, no, ci ecco. ce le metto qui sopra. Eh, vai, eccolo ah, già. Sì, va. E cominciamo a togliere. Vedete? Si tolgono le frittelle mm. e si mettono sulla carta assorbente ad asciugare. Quindi quella famosa carta gialla che una volta provavate solo dal macellaio e che, allora che ora... dovevate fare il solito occhiolino anche eh, per quella. Esatto. E, e che, che ora, ora, ora l'ascia ci contesta. Bene, è vero. Allora, questo, mettiamolo pure da questa parte. Sì, Poi io, già che ci sono, però, passo la carta gialla anche leggermente sopra. E quindi ci siamo. Poi le okay. fragole. Le fragole le affettiamo e basta. Generalmente, le fragole vengono coltivate in. In pulizia, un po' come posso dire, protette sì, Per sì. cui, se possibile, non lavatele se le preparate prima Controllatele e, spolveratele. Sia, no? e spolveratele Però guarda, spolverate questa è una teoria tutta tua eh. Perché in realtà, veramente, bisogna che siano proprio protette da Dio Ma io Perché so che altrimenti, le eh, le due eh. Però no, dobbiamo stare attenti Perché Molto le fragole attenti. in realtà... Per, di, per diventare belle ciccione hanno, sono pompate molto e quindi le fragole vanno lavate benissimo quello a cui alludeva lei era che quando siamo sicuri di avere delle fragole mh, di provenienza scelta ma tipo anche il nostro frutti di bosco orto, allora tanto vale lavarle come usava un tempo, nell'aceto o nel vino e quindi ci possiamo risparmiare quel passaggio di acqua corrente Beh, a quel punto si fa che direttamente... invece è però abbastanza nella... esatto. necessario però per esempio quelle che ho io... Io qui sono coltivate con sotto le, le, la sovaglina, l'inceratino, non so come ah. definirle. Quindi non toccano la terra, non hanno la Beh, terra. Per allora, scrupolo le riguardo tutte, le ripulisco. le la cremina eh, già non. Componiamo perché qui, qui a non si, si indovina nemmeno Posso il quinto. Attenta è calda. Ma questa così. cremina non... Non voglio essere responsabile. No, no, ma deve rimanere così? Sì, sì. sì, lo vedi che ha una consistenza quasi gelatinosa. È Eccoci. deliziosa, eh? Mm. Eccola qua, Mamma vedete mia. bella è. Eh? Oh, ma quella è solamente acqua, succo di, limone, cioè, scusate, so, succo su, di limone. Succo di limone. Sì, sì. A questo punto le frittelle le abbiamo messe lì. Poi? Allora, ci mettiamo ma un questa calda, calda di rama. deve raffreddarsi o no per capire. No, è buona anche calda. Allora, allora io farei non la mettete sulla crema pasticcera se non le mangiate Senti, subito. Le metti sotto sotto un po' di Che dici? Te la mettevo sopra una bella cottura. Tutta cucchia sopra. Ah. Eccola lì, guarda qui. Cioè qui della serie Vogliamo chi ha problemi di colesterolo diabete. Insomma, non ci pensi perché questo veramente è guarda, pancia mia fatica panna. Eccolo dai Cremina bella, no. bella. Eh, ma premossa, chi l'avrà fatta? Ecco. Sì gli anche studenti oggi bisogna anche salutarli. Guarda. Va bene, salutiamo okay. quali studenti. Salutiamo gli studenti di Terza A pasticceria dell'alberghiero del Buontalenti, dove sto, di Prato, dove sto ah. facendo supplenza in Gianna. Ah, ho capito. Che poverino si è ora la mano. E ho quindi... capito, grandi intagliatori di verdure e di frutta, è ricordatevi. Bene. Certo per un poi intagliatore. Una studentessa alla... una... Io ti guardo se tu mi saluti, allora io bisogna la salustia. Bene, io... eh, ciao. Insomma, una la studentessa si fa quest'altro, va bene, carina? Ah, è carina. Ecco, brava. Volevo fare la stessa domanda. È carina questa studentessa. È eh, così, via i ragazzi, eh, vabbè, sono così. se Aspetta. la mi sente. <ride> allora, Guardami. abbiamo messo le fragole e poi a questo punto. A questo li... punto la cremetta sopra. E sopra ancora. la cremetta, a questo punto Perfetto. invece la cremetta ci fa il giochino. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, il suo nome? Sono da Firenze. Come si chiama, scusi? Stefania. Stefania, senta, che ne dici di questi piatti di stasera? Ma sono eccezionali. Vero? Ma poi fatti con del riso avanzato, con esatto, una cosa Esatto, esatto. Io qualche volta li ho fatti. Sia al che al I frati sono veloci molto buoni. Eh, Già, Bene. pensi un po'. Allora, vediamo un attimo. È riuscita a indovinare quello che il famigerato critico Ma Romanelli. Che sia un colpo netto? No. No? No. no, Stefania no. mi dispiace, si consoli con tante eh. frittelle eh, eh, e continui a seguirci, va bene, va bene. arrivederci, grazie, buona arrivederci. serata e una bella trasmissione, grazie a lei grazie. anche <ride> e a tutti coloro che ci seguono, a questo punto buttiamoci fai. pure la crema, un ma pochino, non è un super no? poca, proprio do, do. Sì, un filo, vuoi ma... io? Vai vai, vai tranquilla cioè. vo io voglio con una cucchiaiqua con la, no, con la no no io andavo e <ride> te camino quindi Io <ride> non... andavo e cioè. te camino lei dicevo e tu te camino allora voglio te Anche io guarda. certo Sentite, andate come andate, purché questo ah, piatto finisca qua. e io possa Ma dare la è possibilità. Per favore, la videata degli ingredienti subito per rifarla. Allora abbiamo preso di riso Vabbè. avanzato leggermente salato, salato. poi... È cotto solo in acqua, zucchero di canna, l'uovo per mescolare e un po' di farina per fare l'impasto della frittella. Cotta nel burro, eh, poi ci aggiungete sopra mh, la crema pasticcera, il limone, eh, fate una salsina col limone, facendo limone, eh, succo di limone. Uovo mm. e zucchero di canne, zucchero semolato. Bene. Bene. E fragoline. Senti, il Mama burro abbiamo detto che bisogna stare fatto. attenti. No, 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 bisogna stare attenti nel burro perché non sia troppo ehm, bruciato quando noi adagiamo le eh. Eh, ciambelline, diciamo esatto. ciambelline fate crocchettine. Fate la cremina di limone perché è favolosa. Eh. Va <ride> bene, Buon fate assaggiavo. tutto perché qui hanno assaggiato di tutto, non c'è rimasto che il quiz. Pronto? Pronto? Eh. Buonasera, al suo nome Roberto Bene. Roberto, lei ha una voce bellissima Le piacciono le frittelle? Sì, e facevo e... Il tifo per quelle dolci o per quelle salate? Quelle salate Vabbè. Oh, sono contenta, Bene. guardi Perché tutti sembra che vogliamo solo il dolce Vediamo no, invece io. adesso se riuscirà Visto che siamo proprio in chiusura Mi piacerebbe parlare un po' con lei Ma non abbiamo tempo Il Leonardo vuol sapere Il suo film Qual è? Una pallottola spuntata. Bravo! Bravo! Ale. Bravo! Aspetta! Ah, scusi Roberto, sì. ma come ha fatto a capire? Ma come? Come passata a capirlo? È stata la, la, seconda, eh, la seconda serie, via. Eh, la seconda sta, presentazione. Alla prima proprio un disastro. Allora benissimo, lei lascerà il numero e l'indirizzo e poi si metterà d'accordo con la nostra Cristina Cantini che le riserverà un bellissimo dolce di compleanno per tutta Remina la limone. famiglia con la cremina al limone. Ringraziamo Cristina Cantini, Anthony De Ieso, Leonardo Romanelli, tutti voi che Ciao. ci seguite con affetto. Linea al tutti. telegiornale. Arrivederci. Sí.